Buongiorno Genova, facciamo insieme una serie di esercizi taoisti, in particolare ne faremo 5, i primi 5 esercizi taoisti in una sequenza che normalmente è di 24, una sequenza che è semplice e adatta a tutti e che sta alla base dell'apprendimento del Tai Chi. Il vostro compito è quello di seguire, osservare e copiare quello che faccio io. Primo esercizio, piedi più larghi delle spalle, movimento di Tai Chi, Yin Yang. Tutti gli esercizi vanno svolti in maniera aperta e rilassata, con la mente libera. Esercizio numero 2, mani incrociate che si aprono e si chiudono. Spostiamo il peso e respiriamo. Inspiro. Cambiamo lato, sposto il peso, apro, sposto il peso, chiudo. Esercizio numero 3, le onde del mare si increspano. Abbiamo sempre i piedi più larghi delle spalle in questi primi esercizi. Dove spostiamo il peso, alziamo il braccio. Inspiriamo.
Esercizio numero 4. Spiegare le ali a sinistra e a destra. Avviciniamo i piedi per l'ultimo, numero 5, piedi vicini alla larghezza del bacino, le mani davanti all'indubbine. Il mulino ad acqua che ruota. Oggi vediamo l'ultimo dei 5 esercizi taoisti che vi propongo con questi video, il numero 5. In realtà gli esercizi taoisti sarebbero 24, ho pensato di presentarvi i primi 5, che nella loro sequenza portano a un'apertura completa del diaframma. Allora abbiamo i piedi vicini alla larghezza del bacino, consideriamo una gamba per ogni emilato del corpo. Le mani partono davanti all'inguine con le dita sollevate in modo da avere un pochino il gomito aperto, come delle piccole ali. Iniziamo sollevando un po' il diaframma al centro, andiamo con lo sul sacro indietro sui talloni e poi iniziamo a sollevarlo verso l'alto. Lasciamo che la colonna vertebrale rimanga allineata a seguire questo movimento. Il mulino ad acqua che gira. Inspiro. Qua diventiamo molto grandi, verticali, le mani scendono, toccano sul corpo, nella parte davanti. Quando arriviamo alla zona del bacino iniziamo a spostare indietro lo sacro
colonna. Nella fase